Senatore Pittella, buona domenica. Ciao Mario, buona domenica anche a te. Con questo caldo, augurare buona domenica diciamo, è osare, però insomma, sopravviviamo. È vero, è vero. Poi forse Roma è ancora più calda o comunque calda quanto è un po' il sud Italia, un po' il nostro territorio, è così, vero? Beh, Insomma. io veramente sono sceso da Sì. Roma, quindi però insomma, anche l'altro giorno quando sono sceso era caldissimo, quindi insomma, sicuramente in una città il caldo è più insopportabile di quanto lo sia in un comune, in un paese, anche se anche a Lauria, anche alla Rosa dove c'è un po' di fresco, ma comunque. È difficile, fino a quando non si arriva alle 20, 20 e 30, alle 21, fino allora è una battaglia. E così. Senatore, partiamo un po' dalla notizia del giorno, dall'argomento, diciamo, della settimana, ma insomma è un argomento che se ne è parlato molto, se ne sta parlando e se ne parlerà ancora. Ci riferiamo alla riforma della giustizia, almeno una parte perché anche qui, diciamo, ecco, magari si semplifica un po' troppo, nel senso che un po' tutto il meccanismo generale non è stato toccato da questa riforma che andrà in Parlamento nelle prossime ore, nei prossimi giorni, dopo l'accordo, ecco, trovato tra le forze di maggioranza. Dicevamo appunto, diciamo, alcuni pezzi soprattutto. Ecco, il senatore Pittella vede questa riforma bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto. Ecco, che giudizio dai? Ma io do un giudizio positivo, anche se come tu hai ben detto è soltanto un pezzo della riforma più complessiva che dovrà riguardare anche la giustizia civile, perché poi dopo i giornali si soffermano sulla giustizia penale, ma ci sono grandi guasti e grandi falle nella giustizia civile che toccano direttamente i cittadini, i quali per un piccolo contenzioso sono costretti ad aspettare anni e anni se non decenni. Quindi per la prima parte, che è quella relativa alla giustizia penale, mi pare che si sia fatto un passo sicuramente all'insegna dei principi giuridici corretti, nel momento in cui è stato eliminato, diciamo, il mostro della cancellazione della prescrizione, ovviamente con una considerazione diversa per ciò che riguarda i reati di mafia e di terrorismo, per i quali permane diciamo, termine molto più lungo di prescrizione, mentre per reati meno gravi insomma, tutto questo non avviene perché con la riforma Bonafede si era, diciamo, condannati a fare gli imputati a vita, almeno c'era questo rischio, poiché non c'era più la prescrizione del reato, un processo poteva iniziare e durare tutta la vita e tu non avevi il diritto di conoscere la tua sorte giudiziaria e rimanevi agli occhi dell'opinione pubblica, anche ai fini dei tuoi diritti civili, politici e le tue fortune economiche e sociali, un cittadino imputato a vita. Certo. Ecco, senatore, permettimi di farti questa domanda. Nel leggere appunto un po' i giornali, nel vedere i telegiornali, si è notato una forte presa di posizione da parte della magistratura, soprattutto di alcuni magistrati. Vorrei fare un nome e un cognome, insomma, perché è un magistrato sicuramente di valore, che è molto coraggioso. Mi riferisco a Gratteri, che però ha avuto parole di fuoco, diciamo, verso questa riforma. La sensazione è che alla fine, senatore, insomma, toccare alcuni tasti, insomma, significa, diciamo, far cadere il mondo, insomma, ecco, c'è un po' di, non voglio dire di corporazione, insomma, di sentimento corporativo, però si nota che ogni qualvolta si prova, si tenta di fare qualcosa un po' di diverso. Apriti cielo, la vicenda Renzi ora al netto di errori e controerrori, però è stata evidente, appena si toccava il sindacato, appena si toccava la scuola, appena si toccava la magistratura, saltava in aria tutto. Ecco, che ne pensi? Ma questo è l'Italia delle corporazioni, non dimentichiamo da dove siamo venuti. Le corporazioni contano nel nostro paese, diciamo,
il sistema giudiziario conta e fa sentire la sua voce attraverso magistrati autorevoli che io stimo come caratteri. È ovvio che loro portano avanti una posizione che collima con i loro interessi, ma in un sistema giudiziario equilibrato ci sono gli interessi dei magistrati, ci sono gli interessi dei e i diritti più che gli interessi degli avvocati, ci sono i diritti dei cittadini. Quindi un sistema equilibrato e civile tiene nel giusto conto, nel giusto equilibrio tutti e tre questi diritti. Mentre invece c'è stato uno squilibrio nel corso dei decenni, prima forse c'era uno squilibrio a vantaggio della politica che, come dire, aveva la supremazia sul resto, poi c'è stato dopo Tangentopoli una supremazia della magistratura su tutto il resto e ora di fare un'opera non di penalizzazione di chi che sia, perché io non sono per penalizzare nessuno, io sono per ripristinare un equilibrio sano, sano, perché in un equilibrio sano i magistrati che indagano e fanno il loro dovere con grande dedizione, competenza, passione, spesso in silenzio ne hanno un beneficio, ne ha un beneficio tutto il sistema professionale dell'avvocatura e soprattutto ne ha un beneficio la società, i cittadini. Certo. Ecco, senatore, voltiamo pagina e parliamo di qualcosa che ci avvicina un po' alla nostra terra e in particolare al meridione d'Italia. Sicuramente hai seguito la vicenda della Gazzetta del Mezzogiorno, tra l'altro oggi è stato, insomma, sembrerebbe l'ultimo numero. Tu sicuramente sei un lettore assiduo di questo autorevolissimo giornale. Ecco, come hai preso questa notizia, come il segno dei tempi, come il segno di una trasformazione galoppante che non si riesce a governare, nel senso che i giornali pagano un prezzo altissimo a quanto sta cambiando in questo sistema legato alla comunicazione. O pensi invece, ecco, magari tu che dal tuo osservatorio magari riesci ad avere anche notizie maggiori, insomma, è solo un problema come dire, di gestione, insomma, dell'azienda, o invece è un problema anche di vendita del giornale, anche di lettori che vengono sempre meno. Che pensi? Sicuramente è una brutta Intanto, notizia, sicuramente è una brutta sì, notizia. lasciami dire subito che la Gazzetta del Mezzogiorno è la bandiera, una delle due bandiere fondamentalmente del giornalismo nel Sud, l'altra è il Mattino di Napoli e la Gazzetta del Mezzogiorno di Puglia e Basilicata. Quindi è doloroso ed io confido ancora che questa decisione possa essere revocata, non dico domani, ma nei prossimi giorni, perché mi attendo anche un intervento governativo per capire quali sono i margini, per verificare se ci sono le condizioni perché si rimetta in pista un giornale storico, una testata gloriosa. Insomma, non possiamo rinunciare così senza combattere ad avere uno strumento di informazione che dava notizie da tutte le province, i comuni della Basilicata e della Puglia e che offriva anche uno strumento di lotta, uno dei due. Poi è chiaro, oggi siamo nel tempo dell'internet, nel tempo dell'online, e quindi tutto diventa diverso. Però, se uno voleva fare una battaglia politica, culturale, civile, nel Sud Italia, per il Sud Italia c'erano due riferimenti, il Mattino di Napoli e la Gazzetta del Mezzogiorno. Perderne uno è una cosa inaccettabile, quindi io, come dire, per quel che posso fare, ma anche per quel che può valere un appello, lo rivolgo anche attraverso i tuoi microfoni perché chiunque possa faccia perché la Gazzetta non chiuda o comunque la chiusura di domani possa essere revocata nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Nel tempo di internet, dove noi ovviamente paghiamo i costi
della trasformazione, dove ognuno di noi è portato più ad andare a leggersi ogni 3 minuti la notizia sull'online. È chiaro che i giornali pagano un prezzo, perché se ne comprano di meno. Poi nel sud storicamente c'è stato un tasso diciamo, di acquisto di giornali molto basso, oggi c'è ancora uno più basso e quindi si perde lettori, si perde pubblicità, che è un'altra fonte di guadagno per un giornale. E dunque, ma in questo contesto, io penso che la democrazia ne soffra se viene meno uno dei 2 strumenti di pluralismo di informazione, qual è la Gazzetta del Mezzogiorno. Sono assolutamente d'accordo. Ecco, senatore, un'ultima domanda, ma una domanda importante che riguarda in particolare il nostro territorio. Sai bene che nei giorni scorsi il nostro territorio ha perso un'altra figura di spicco della politica. Ci riferiamo al già sindaco di Lauria, Angelo Scaldaferri, un esponente di punta della Democrazia Cristiana, in particolare e di una sua corrente. Ecco, innanzitutto ti chiediamo un ricordo, un pensiero, una riflessione su questo politico assai coriaceo, molto tenace, anche a volte duro, insomma, ecco, ma sicuramente un punto di riferimento. Assolutamente sì, anche perché io ho avuto la fortuna di condividere un percorso, io più giovane, con Angelo Scaldaferri, quando stavo nel Consiglio Comunale e con lui una miriade di persone, alcune in vita, alcune sono in paradiso, mi auguro, non posso non ricordare insieme ad Angelo Scaldaferri, Petraglia, Del Duca, Michelino De Clemente, Chiarelli, ma insomma sto parlando di esponenti della Democrazia Cristiana, Messuti di Cogliandrino, quello di Senucci, insomma potrei indicare tanti democristiani che adesso mi scuseranno chi non è stato nominato, ma insomma ricordo benissimo quel periodo, io c'ero in Consiglio Comunale e quando non c'ero ho seguito da vicino le vicende politica laureato e posso confermare il giudizio che tu hai dato. Angelo Scaldaferri è stato un uomo coriaceo, un sindaco coriaceo, arcigno, ma di arrogante, era uno schietto, una persona per bene, una persona competente, che metteva in pratica anche nell'agire politico e amministrativo quello che aveva appreso e quello che aveva costruito anche nel suo ruolo. Diciamo di dirigente pubblico, io posso dire con grande gioia che sono stato il presidente della commissione, se non ricordo male, che ha diciamo, varato la promozione dirigenziale di Angelo Scaldaferri, perché lo meritava. Fu una formula che noi ci inventammo, quella dei corsi concorsi attraverso i quali si promuovevano a dirigenti le persone più qualificate e tra queste ci fu Angelo Scaldaferri. Non contavano i colori politici all'epoca e forse in parte ancora oggi, a Lauria almeno, conta il rispetto delle competenze, il rispetto delle persone. Insomma, a me non poteva importare di meno che allora ero assessore, credo al personale. Non mi importava che Angelo Scaldaferri fosse uno degli esponenti uno dei più in vista della Democrazia Cristiana di Lauria, era bravo, era competente, era preparato, serviva la regione e io, insieme alla commissione ovviamente, esprimemmo un parere e un giudizio favorevole. Ecco, tra l'altro, senatore, nel giorno dei funerali i figli del dottor Scaldaferri hanno voluto ricordare un altro sindaco, Porcaro, che aiutò molto Scaldaferri, Sì. proprio, lo aiutò proprio concretamente, perché insomma adesso sembra tutto scontato, l'università, studiare, andare a Roma e tutto quanto, ma un tempo era tutto più complicato, davvero è stato un momento molto bello. Così come permettimi, senatore, di insomma, un po' stimolarti su una mia curiosità. Dicevamo Scaldaferri, uomo di punta della Democrazia Cristiana, ma altrettanto uomo di punta di una corrente
particolare, che insomma non era molto amica del Partito Socialista, a dire la verità. Ci riferiamo alla sinistra democristiana e quindi ai vari De Mita in primis, ma anche Martinazzoli e quant'altro. Ma diciamo nella nostra Basilicata Angelo Sanza, insomma una figura molto attiva, insomma, che si contrapponeva, ma sempre ovviamente nel rispetto con Colombo, che era un po' più, diciamo, un po' più, insomma, una figura, insomma, più alta, diciamo, più particolare, insomma, anche se poi c'era Boccia che faceva, sì, come si dice, insomma, faceva poi il lavoro concreto e quotidiano. Ecco, hai avuto rapporti con Sanza, insomma, ecco, sappiamo che ancora continua ad avere una certa voce all'interno della politica, se non sbaglio del centrodestra, correggimi. Ecco, come vedi questa figura che adesso chiaramente forse vive soprattutto a Roma, quindi forse anche con la Basilicata, insomma, ha perso qualche contatto. Tra l'altro voleva venire a Lauria a salutare per l'ultima volta il suo amico. No, ma ti correggo subito perché Angelo Sanza è schierato da anni col centro-sinistra, Ah, ecco. è il coordinatore nazionale del movimento di Tabacci, di Bruno Tabacci, Ah, sì. ed è attivissimo. Io lo incontro quasi ogni settimana Ah. per piacere di parlarci perché siamo molto amici. Siamo amici di famiglia e anche perché ci scambiamo valutazioni politiche sul paese, sul governo, sulla crisi del governo Conte 2, poi la successione di Draghi, su quello che può succedere oggi, domani, Presidenza della Repubblica, insomma, sono colloqui molto belli. Anzi, una persona di grande acume politico e anche di grande giovialità e di grande affettuosità umana. Colombo e Sanza sono due prestigiosissime figure della politica lucana che non sono comparabili, nel senso che sono totalmente diverse. Colombo è uno statista europeista, Sanza è un grande politico della manovra, dell'agire politico. Sanza è capace di leggere le situazioni prima che tu gliele descrivi, quindi ha una intelligenza politica più sull'immediato, diciamo così, sulla tattica che sulla strategia di visione. Però Sanza, ripeto, è stato solo per un periodo con il centrodestra, poi ha costruito con Tabacci questo suo partito, perché è un partito strutturato con parlamentari, consiglieri regionali, anche in Basilicata, cioè, mi pare Gigi Scaglione ed altri, quindi insomma, e gli piace la politica, non è che lo fa adesso perché vuole essere parlamentare, ma perché, come dire, c'ha nel sangue e se gli togliessero il piacere di fare politica, di andare a Montecitorio o al Palazzo Madama, o nel palazzo del governo o anche sul territorio che spesso si muove, gli toglierebbero la vita. Certo. Tra l'altro, senatore, permettimi di raccontarti proprio 4 secondi un episodio a cui ho assistito che mi ha fatto molto riflettere, forse sbaglio pure a dirlo. Sapri, un incontro insomma della sinistra democristiana, c'era Sanza, c'era Mattarella. Certo, Mattarella era fuori zona, comunque già era stato ministro della pubblica istruzione. Ricordo questa scena. Sì, le persone, qualcuno si avvicinava verso Mattarella per salutarlo, per stringergli la mano. Sanza era una superstar, cioè praticamente veniva proprio mangiato, insomma, dalle persone, nel senso che veniva abbracciato, insomma, c'era ecco, una giovialità, no? Ne facevi riferimento anche tu, mentre Mattarella più timido, più, insomma, Schivo, introverso. è più schivo, è un Sì, carattere sì. totalmente diverso, molto Sì. schivo, Mattarella, molto sulle sue, però insomma un grande presidente, grandissimo presidente. Sanza è stato l'uomo del colloquio, del rapporto one to one, della costruzione della rete Certo. prima della corrente di base e poi, ripeto, di questo movimento
di tabacci, suo di tabacci, che è un movimento che ha una sua consistenza politica e anche organizzativa. Assolutamente. E anche il senatore Pittella, chiudiamo in questo modo, io ricordo che, insomma, ricordo, che poi sono ricordi attuali, diciamo, e c'è, anche tu sei per il chilometro zero, no? Nel senso di avere un rapporto sempre molto diretto con le persone, non, perché credo questo poi sia la forza. E da questo punto di vista, senatore, il sistema elettorale ha un po' allontanato, insomma, perché insomma, allontana di fatto un po' voi parlamentari dal, diciamo, dai territori. Ricorderai bene prima, insomma, che movimentismo c'era anche rispetto ad adesso, insomma, ecco, è un po' così, noti anche tu Beh, da ne abbiamo parlamentare. parlato tante volte, Sì. Mario, ne abbiamo parlato tante volte, non voglio nemmeno ripetere perché poi chi ci ascolta si annoia, ma insomma è chiaro che se i parlamentari sono soltanto scelti sulla base di indicazioni da Roma diventa difficile. Io torno ogni 15 giorni, sono a Lauria, tu lo sai Sì, perfettamente. sì. E ci torno per gli affetti che ho, ma anche perché continuo a tenere un po' di rapporti, gente mi viene a trovare, chiede consigli e poi uso molto le nuove tecnologie che mi aiutano a tenere rapporti con migliaia e migliaia di persone. Ti posso garantire che, ma tu lo sai, insomma, che senza distinzione di territorio, senza distinzione di colore politico, io parlo con tutti e c'è gente che non mi conosce, insomma ieri mi è venuto a trovare una persona allo studio, a Laurier, mi ha detto, sai, mi ha detto quella mia amica di Roma, una giornalista, dice, che aveva un concetto di te un po' così, pensava che fossi una persona come gli altri politici, sulle sue, che non rispondeva, dopodiché ti ha scritto un primo WhatsApp per un'intervista e dopo 3 secondi gli hai risposto e dopo te ne ha scritto un altro per un libro e hai risposto dopo 5 secondi, hai detto questa è una persona per bene, ti ho spiegato, guarda che noi siamo abituati a fare politica così, non è che noi siamo venuti fuori allevati, ma come Sansa, non è cioè, come altri, alla scuola di chi pensa che la politica viva nel rapporto diretto con il cittadino, non nell'astruseria o non solo diciamo, nella costruzione ideale, nella costruzione visionaria, perché quella pure serve, ma serve anche tenere il rapporto sul territorio. Nel mio piccolo, adesso che col Covid, adesso con la variante Delta, però io in questi giorni sono andato a presentare un libro a Condursi sull'Europa, abbiamo insieme presentato, ricordato Mario di Trano e Maratea, presento il libro di Mario De Pizzo sugli Stati Uniti e l'Europa Il e poi 10 a presenterò Castelluccio. il 10 a Castelluccio insieme a te il libro bellissimo che ha fatto Peppino Rossi sul suo comune, come dire, insomma, e poi ci sono altri appuntamenti ancora, nonostante faccio un calcio africano. Ci sia la variante Delta in Certo. agguato e io diciamo non abbia aspirazioni diciamo, nell'avvenire di candidatura, ma io il mio rapporto con i cittadini ci tengo a mantenerlo e ci terrò sempre, anche quando non farò più politica. Certo, però il 2023 ancora potrebbero cambiare tante tante cose perché notiamo che insomma, ci sono molti movimenti in atto. Senatore, grazie e ci risentiremo domenica prossima. Grazie per il tempo che ci dedichi. Grazie, grazie a te Buona Mario, un domenica. abbraccio Grazie, forte, ciao, ciao. grazie, grazie.